Ben ritrovati cari amici ascoltatori per un altro dei nostri approfondimenti nel mondo della medicina. Oggi vi parleremo di odontoiatria, ma prima vi voglio ricordare il nostro hashtag interviste e storie. Mi raccomando, cercatelo sul web, sui social, mettete un bel like alle nostre pagine e condividete tutte le nostre storie perché sono davvero molto molto utili ed interessanti. Come detto, andiamo a parlare di odontoiatria, ma legato al mondo anche della bellezza. Lo facciamo insieme alla dottoressa Teresa Pellegrino, che è una medico odontoiatra specializzata in ortodonzia e ha un master in medicina estetica per il trattamento filler labbra. Benvenuta Teresa. Ciao David, grazie. Grazie a te di essere con noi, nostra ospite qui in studio. Allora Teresa, un curriculum bello folto e molto particolare nel mondo dell'odontoiatria. Ci racconti un po' qual è stato il tuo percorso professionale? Sì, bene, io mi sono laureata in odontoiatria e protesi dentaria, a un'età ero molto piccola, devo essere sincera. Ho proseguito gli studi con la specializzazione in ortognatodonzia, è un nome complesso, ma alla fine parliamo di ortodonzia, cioè sono abilitata nel mettere le cosiddette macchinette o apparecchi ai bambini, ma anche agli adulti. Infatti molti di voi avranno già visto queste mascherine invisibili bellissime che non si vedono e ti cambiano tutta la struttura, ti fanno avere questo sorriso meraviglioso, smagliante, che non c'è più la necessità di utilizzare le famose stelline metalliche. E dopo approfondiremo, esatto, anche questo tema. E poi mi incuriosisce molto come ti sei avvicinata invece al discorso del filler labbra, no? Allora, sono sincera, a conclusione di diversi trattamenti ortodontici che ho mandato avanti nel corso degli anni, mi ero resa conto che, secondo me, un'aggiunta di volume, a seconda delle classi scheletriche di ogni tipo di paziente, poteva migliorare il profilo, in particolar modo nel singolo caso. Allora, ad esempio, se abbiamo un paziente di terza classe, vi spiego molto brevemente, la nostra bocca è come se fosse una scatola, la parte di sotto che è la scatola è la mandibola e la parte di sopra è il coperchio, è il mascellare. Allora, una terza classe è quando abbiamo la parte di sotto della scatola molto protrusa, cioè molto in avanti, e la parte di sopra molto indietro. Avete presente Totò, la famosa sguessa di Totò? Lui era una bellissima terza classe con questo mento molto pronunciato e la parte superiore molto indietro. Se fosse andato da un dentista oggi probabilmente avrebbe perso alcune delle sue note caratteristiche. Probabilmente avrebbe fatto una chirurgia perché era un caso abbastanza grave, però vabbè, questi ormai, la sua figura era bella anche per questo, voglio dire, ognuno, certo, di noi ha le, certo, proprie caratteristiche e è anche giusto che le mantenga, certo, non dobbiamo essere tutti perfetti. E quindi insomma hai capito facendo questi trattamenti, che questi tuoi interventi, che era possibile migliorare l'aspetto delle persone non soltanto andando a lavorare sulla parte, diciamo così, odontoiatrica dei denti, ma anche sulla parte labbra. Esattamente, esattamente, anche perché poi molti di noi potranno notare, se si guardano bene allo specchio, delle piccole asimmetrie magari del labbro, un labbro un po' più basso rispetto all'altro, cioè c'è una differenza che a volte sembra minima, però in un paziente che si osserva quotidianamente, insomma, può dare fastidio. Allora, come si può concludere un trattamento? Aggiungendo questo piccolo particolare che sarebbe l'aggiunta di acido ialuronico, che si trova all'interno del filler, che possiamo effettuare sulle labbra della paziente, ma anche dei pazienti maschi, perché è anche da dire che anche sui maschi molti uomini vengono a studio. Sì. Beh, insomma, l'uomo sta diventando sempre più vanitoso. Insomma, gli piace guardarsi allo specchio, sì, parliamoci francamente. Vabbè, è anche un'epoca particolare questa, perché nel mondo dei social network, nel mondo delle foto, dei video, tutti quanti vogliamo apparire quanto più perfetti possibile. Sì, però perfetti non vuol dire per questo essere omologati. Cioè, quando ad esempio io vado a fare un ritocco con il filler, non vuol dire che viene una paziente da me e faccio lo stesso filler a una paziente che verrà dopo. Ogni caso è a sé stante, perché ognuno di noi ha bisogno di una cosa differente. Mi può venire una paziente che magari è una paziente adulta, ha delle piccole rughe per i labiali e ha bisogno di concludere e di rivolumizzare le labbra, ma anche di poter riempire le piccole rughette. Oppure viene una paziente giovane che si vede il labbro superiore molto sottile e lo vuole rimpolpare, ma questo non vuol dire che io con la tecnica che utilizzo faccio queste labbra cosiddette canotto, perché almeno per me non è così, nel senso, ogni paziente c'è, ha il suo un'etica, trattamento, insomma, c'è un'etica, assolutamente. Allora, la mia etica è assolutamente la cosa più naturale del mondo, è sempre la cosa più bella, perché nell'imperfezione c'è la bellezza. Sono perfettamente d'accordo con te. Ascolta Teresa, chiaramente c'è stata una grande evoluzione negli ultimi anni, tecnologica ma anche medica, no?
per quanto riguarda invece la parte ortodontica. Perché? Perché chiaramente facevi riferimento tu prima al fatto che non vediamo più quella, diciamo, quella ferraglia all'interno della bocca di adulti e bambini. Oggi ci sono degli apparecchi che sono invisibili, che ci permettono di vivere regolarmente, quindi di mangiare, di dormire, di parlare senza dover esporre, insomma, il famoso apparecchio in bocca. Ce ne vuoi parlare? Sì, allora questi apparecchi, diciamo il marchio più conosciuto è cosiddetto Invisalign, sono però delle mascherine, degli allineatori invisibili che possono essere di differente marca, non per forza Invisalign, e utilizzati come se fossero un apparecchio fisso in metallo. Questa cosa è bellissima perché ti permette di sorridere sempre e di cambiare piano piano, di mutare il proprio sorriso senza che però qualcuno effettivamente se ne accorga, perché sono talmente trasparenti che tu non te ne rendi conto. Cioè, se io e te parliamo, tu non ti rendi conto che io ho la mascherina invisibile. Certo, certo. Ed è una cosa meravigliosa. E soprattutto poi vengono sostituite ogni volta che c'è l'evoluzione, sì, no? Sì, perché quello è tutto programmato, nel senso che io sto, cioè, do per certo che il movimento che deve essere effettuato è, che ne so, di 2 mm e io so che la mascherina va cambiata ogni 10 giorni. La cosa importante da dire, che io dico sempre a tutti i pazienti che intraprendono il percorso di trattamento con le mascherine invisibili, è che è paziente dipendente. Mentre per quanto riguarda questa famosa ferraglia di cui abbiamo parlato prima, è una cosa che controllo io, perché ogni volta che vieni a studio io ti attivo e di conseguenza so io qual è il movimento che do al dente per muoversi. Questo me lo devi dare tu, nel senso che tu più metti le mascherine più effettivamente il trattamento funziona, però io non è che posso stare a casa e, certo, le mascherine controllarti. Ecco. Perciò dico sempre che è paziente dipendente. Allora ai bambini, cioè più che bambini, ai ragazzi, adolescenti che magari, che ne so, escono, vogliono fare qualcosa, vanno a mare, vabbè, ora non è proprio il momento adatto, però se vanno a cena fuori con i compagni di classe magari non se la mettono, perché non si può mettere quando si mangia, però io non so se me la perdi o non te la metti, te la scordi. Perciò io dico sempre paziente dipendente, se tu sei maturo abbastanza da poterla indossare tutti i giorni, tutto il giorno, fatta eccezione quando mangi, allora è un trattamento che io consiglio anche ai ragazzi, altrimenti no, magari agli adulti. Assolutamente. E allora, Teresa, diamo qualche riferimento per entrare in contatto con te, con il tuo mondo. Teresa Pellegrino, il numero di telefono è il 333 82 41 185. Tu eserciti chiaramente a Roma. Su Instagram sei presente come dottoressa, il diminutivo dot.sa_tess con due S finali. La mail di riferimento è pellegrino.teresa@outlook.com. Grazie alla dottoressa Teresa Pellegrino per essere stata nostra ospite. Grazie a te. E noi andiamo avanti con altre interviste e altre storie. Mi raccomando, non ci lasciate.